vino fa parlare di sé non solo per il sapore, l'odore e il colore, ma anche per le sue gesta nel corso della storia. Il complesso del Vittoriano ospiterà fino al 30 novembre la mostra Verso il 2015, la cultura del vino in Italia. L'iniziativa nasce sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e si avvale del contributo di Expo 2015 Milano e della partecipazione delle amministrazioni regionali dell'agricoltura. Elemento rappresentativo dello stivale, simbolo dell'unità nella diversità che caratterizza il bel paese, il vino viene raccontato attraverso la letteratura, le arti figurative, il teatro, il cinema, la poesia e i territori. Questo prodotto è diventato una bandiera dell'eccellenza del Made in Italy a livello internazionale, una vera e propria attrazione per i turisti da tutto il mondo. Anche per questo abbiamo deciso di dedicare adesso un intero padiglione di Expo 2015, per dare il giusto risalto, oltre che al suo indubitabile valore economico, anche a quel bagaglio di saperi, di culture e tradizioni che lo rendono unico. Così il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Nunzia De Girolamo, che ha inaugurato l'esposizione. Una mostra straordinaria che si realizza anche grazie a due fattori, un territorio bellissimo che è l'Italia e che consente ai nostri produttori, ai nostri imprenditori di realizzare prodotti di eccellenza come quello che stiamo bevendo stasera a margine della mostra e che può consentire effettivamente all'Italia di ripartire, perché la potenza del nostro paese è sotto i nostri piedi, la nostra terra, la nostra biodiversità, i nostri territori, i nostri paesaggi e quindi anche tutto il turismo che possiamo sviluppare grazie a prodotti come il nostro, che sono prodotti trainanti per l'economia del nostro paese. E quindi molto contenta, anche perché l'inizio di Expo 2015 diventa realtà con oggi e inizia questo grande percorso di immagine per l'Italia, di promozione per l'Italia e per tutto quello che ci rende ricchi: bellezza, storia, cultura, geografia e prodotti agroalimentari.